Il mare di Lampedusa ha restituito da questa mattina altri 70 corpi, 181 le vittime finora accertate nel naufragio del peschereccio affondato giovedì davanti all'isola dei Conigli. Non sono finite le ricerche degli altri cadaveri, ancora centinaia di migranti, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, restano intrappolati nel relitto del barcone, carico di eritrei e somali. Questa domenica, ad attendere sul molo le prime motovedette della Capitaneria con i corpi, accanto al sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, c'era il ministro italiano per l'integrazione, Cécile Kyenge. Chiedere che questo dramma non deve essere affrontato da sola ma insieme all'Europa, riuscire anche a dare delle risposte ferme e certe per le persone che escono e fuggono e hanno bisogno di una protezione e arrivano qui e chiedono aiuto. Vergognose, così il ministro ha definito le condizioni del centro di permanenza temporanea di Lampedusa. Sono stati sistemati qui 150 superstiti del naufragio, accampati come altri 800 migranti in condizioni disperate. Sono tanti, troppi per questa struttura, che allo stato attuale ne potrebbe accogliere solo 250.